essere un risultato che non dà merito alla prestazione di questo Fronti, una partita che era stata preparata veramente nel dettaglio, nel minimo dettaglio. E infatti il Fronti è riuscito a contenere questa varata del Torbido che tanto, insomma, poteva spaventare visto anche la posizione in classifica. E purtroppo il risultato quindi non dà merito a questa grande prestazione. Sì, la prestazione indubbiamente c'è stata, però abbiamo commesso anche degli errori nei momenti topici della gara. Vedi l'occasione del calcio di rigore commesso piuttosto che sul secondo gol. E lì dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Nei momenti in cui c'è da buttare palla su, bisogna farlo senza mezze misure. Niente, siamo passati dal possibile 2-0 dove abbiamo preso un palo all'1-1. Poi la partita si è messa male perché abbiamo subito il secondo gol. Nel secondo tempo penso che abbiamo giocato nella loro tre quarti stabilmente, producendo sì tanto, però non siamo riusciti a riprenderla. Poi alla fine abbiamo subito la ripartenza, abbiamo visto tutto insieme. Sì, è vero, un assedio nel secondo tempo del Fronti, tanti calci d'angolo, però nessuna concretizzazione. Poi quando è arrivato al 42esimo, diciamo, l'Eurogol di Galluzzo, da dare merito forse anche a questo Fronti che non ha mollato sino alla fine. Però non abbiamo mollato, poco prima di subire il terzo gol, insomma, il portiere loro ha fatto un miracolo su un colpo di testa di Morelli, sempre sul calcio d'angolo. Però insomma veniamo fuori da questa partita con 0 punti, quindi quello è il rammarico più grande, insomma.